Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800 713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere. C'è solo una cosa che dobbiamo fare. Restare a casa. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Emergenza coronavirus, salgono i casi a Bitonto, numeri in aumento anche in regione. Tari e IUC modificate, si riunisce il Consiglio Comunale per spostare la scadenza delle imposte. Dante D, le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta si spostano sui social. Calcio diviso in due, terminare il campionato o giocare d'estate? Buonasera e bentrovati al Doppio Zero Notizie, l'appuntamento settimanale con l'informazione di Radio Doppio Zero. Lo avete sentito dai titoli, salgono i casi di coronavirus a Bitonto, numeri in forte aumento anche nel resto della regione, dove fortunatamente non si è raggiunto il picco, ma i mezzi cominciano a scarseggiare. Cresce purtroppo il numero di casi di coronavirus a Bitonto. Secondo gli aggiornamenti forniti dal sindaco nella diretta di lunedì scorso, sono risultati positivi al tampone 22 concittadini, per 6 dei quali è stato necessario il ricovero ospedaliero. Tra i contagiati è accertata anche la presenza di un carabiniere della caserma locale. Le forze dell'ordine sono in prima linea a fronteggiare l'emergenza e a vigilare affinché i cittadini, sempre troppo sordi agli appelli, restino in casa il più possibile. Ma i dispositivi di protezione individuale cominciano a scarseggiare, sia per loro che per gli operatori sanitari. A denunciarlo è stato Michele Emiliano. Voi sapete che la questione di questi giorni sono i dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali e tute per i medici. Purtroppo questa distribuzione è centralizzata in maniera obbligatoria, nel senso che è vero che qualcuno di noi sta provando a procurarsene in giro per il mondo, ma anche se ci riuscissimo, tutto questo dovrebbe essere comunque consegnato alla Protezione Civile di Roma per la distribuzione secondo il bisogno. Sono arrivate qualche migliaio di mascherine stanotte, dopo le nostre pressioni. Diciamo che abbiamo il necessario per andare avanti un altro giorno. Abbiamo la promessa da parte del governo e del commissario Arcuri di avere consegne quotidiane. Più in generale noi ci auguriamo che anche i 32 milioni di ordini che abbiamo fatto su un mercato parallelo di mascherine, tute, occhiali, ventilatori possano andare a buon fine. Fino ad oggi, lo voglio ribadire, siamo andati avanti con le scorte che avevamo prudentemente messo da parte, ma nessuno ovviamente poteva acquistare
a febbraio scorte superiori al periodo di quasi un mese che abbiamo passato fino ad oggi. Quindi abbiamo già fatto un vero e proprio miracolo. L'imperativo per il governatore è evitare il collasso del sistema sanitario regionale, messo già a dura prova dal numero crescente di contagi. I positivi in Puglia sono ormai 1.334, 753 in più rispetto alla scorsa settimana. In 7 giorni è aumentato anche il ricorso all'ospedalizzazione. Con i 339 nuovi ricoveri sono in tutto 530 gli affetti da Covid-19 assistiti nelle strutture del territorio. I numeri, seppur terribili, sono comunque al di sotto delle previsioni della regione. Il picco è per ora dunque scongiurato, ma tutti dobbiamo fare ancora uno sforzo e restare in casa il più possibile. Nonostante le difficoltà, si è riunito il Consiglio Comunale per modificare l'imposta unica comunale e spostare la scadenza della Tari prevista il 31 marzo, al vaglio anche altre proposte. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza, si è tenuto ugualmente ieri la seduta del Consiglio Comunale. Dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19, la Massima Assise ha discusso e approvato all'unanimità la proposta di portare al 30 giugno la scadenza delle regolazioni Tari prevista per il 31 marzo. La nuova data serve a dare più tempo ai cittadini, nella speranza che nel frattempo, data l'impossibilità di recarsi a caffè e patronati, siano potenziate le modalità online per richiedere ISEE e per utilizzare Bitonto Digitale, strumento che potrebbe evitare lungaggini e assembramenti. La modifica del regolamento dell'imposta unica comunale non sarebbe l'unico provvedimento a cui si sta pensando. Al vaglio possibili agevolazioni per cittadini e imprese in materia di Tari, COSAP e IMU, tributi locali e tutto ciò su cui il Comune può agire. Avanzata anche la proposta di destinare all'emergenza Covid-19 somme del bilancio di previsione, ipotizzato inoltre il pagamento in anticipo dei canoni locativi, anche in assenza del versamento da parte della Regione. Palazzo Gentile è già al lavoro invece per congelare i canoni di occupazione per i mercati non svolti, provvedimento che si aggiungerà al blocco degli oneri di concessione per aziende edili, diventato già realtà. Rinunciare all'indennità, almeno del mese di marzo, per destinare le somme a protezione civile e servizi sociali è la proposta di Franco Natilla. Dal centrodestra Carmela Rossiello avanza l'idea di ritenere esentasse il periodo dominato dall'emergenza coronavirus. Da Maiorano d'Italia in Comune, infine, l'idea di un nuovo numero di telefono al quale qualsiasi benefattore può rivolgersi per fare donazione. Con l'accordo tra Regione e parti sociali sono stati stanziati i primi 106 milioni destinati alla cassa integrazione in deroga, provvedimenti per aiutare imprese e lavoratori ad affrontare questa emergenza. Anche Bitonto potrà beneficiare delle misure contenute nell'ultimo decreto e realizzare ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Così ha annunciato la deputata Francesca Anna Ruggero del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Finanze, a proposito del decreto Cura Italia, sottolineando che sono state liberate risorse che comuni, province e città metropolitane possono impiegare in questa situazione eccezionale. E delle misure eccezionali per far ripartire l'economia ha parlato ai nostri microfoni anche Domenico De Santis, consigliere del Presidente della Regione Puglia. Grazie all'accordo tra Regioni e parti sociali degli ultimi giorni, infatti, sono stati stanziati i primi 106 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, provvedimenti del governo regionale per aiutare imprese e lavoratori ad affrontare questa emergenza. Abbiamo provato a studiare il decreto 18, il Cura Italia, per provare ad allargare quanto più possibile ai cittadini pugliesi, ai lavoratori pugliesi, la possibilità di poter accedere alla cassa in deroga. Sostanzialmente possono accedere tutti i datori di lavoro e le aziende pugliesi che hanno contratti a tempo indeterminato e determinato, quindi tutti i subordinati possono a poter accedere alla cassa in deroga, ripeto, dalle aziende sotto i 15 o comunque di quelle che non possono aderire alla cassa ordinaria o alla cassa straordinaria, possono aderire gli operai, gli impiegati, i quadri. Abbiamo allargato ai soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Rientreranno anche i lavoratori apprendisti delle aziende con meno di 15 operai, i lavoratori dello spettacolo e della televisione che hanno contratti di pochi giorni, gli operai agricoli, i pescatori, come assicura De Santis, sottolineando che la Regione Puglia ha chiesto ulteriori interventi al governo. E passiamo alla cultura, perché nonostante la quarantena, il Dante Dì, il giorno dedicato al sommo poeta, è stato degnamente ossequiato dagli studenti delle scuole bitontine del Comitato Dante Alighieri.
Pare fosse proprio la notte a cavaliere fra il 24 e il 25 marzo, ma anche su questo gli studiosi, al solito litigiosi come Bimbi Birbi, non sono del tutto concordi perché c'è chi propone quella tra il 7 e l'8 aprile, il momento fatale in cui Dante di Alighiero degli Alighieri, più famoso come Dante, partì per il viaggio più appassionante del mondo. Fatto sta che in quel dì marzolino Firenze ha festeggiato per secoli il suo capodanno, in corrispondenza della ricorrenza dell'Annunciazione, 9 mesi prima della nascita di Gesù. Il 25 marzo, insomma, era stato designato dal Ministero della Cultura come Dante Dì, in attesa dell'anniversario di morte numero 700 da celebrare il prossimo anno. Dunque, in quelle ore tremebonde e mute di luce, il sommo poeta avrà pensato: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. E proprio tale gli sarà sembrata la nostra terra, nonostante l'impegno luminoso delle scuole bitontine, riunite in un comitato animato dal professor Nicola Fiorinotucci, il cui motto tratto dall'Inferno è significativamente: con l'animo che vince ogni battaglia. Avranno certo consolato l'austero viator le splendide declamazioni degli studenti del liceo classico linguistico Silos, del liceo scientifico Galilei e dell'istituto tecnico economico Giordano, i lavori degli eccelsi ragazzi dell'istituto industriale Volta, l'impegno encomiabile dei docenti, guide quasi più sicure del suo Virgilio, la coinvolgente diretta streaming dell'attore Emanuele Licinio e della compagnia Okikodrama. Confinati tutti, però, in anguste camere da quarantena. Poi avrà volto tutto intorno il suo guardo acuto e avrà notato languir gli spirti per diverse biche, spegnersi per questo triste calle. Avrebbe voluto scuotere gli animi urlando: considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Avvolto dal silenzio struggente delle strade deserte, colpito dalle incertezze esiziali dei governatori, indignato dall'indifferenza fosca dell'Europa alla nostra sofferenza, memore del malaffare e dell'egoismo che affliggono le nostre malconce lande ben prima del virus, Dante ha tuonato: «Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!» E con ratto gesto ha rassettato il rosso manto ed è sparito. E appunto la cultura a Bitonto continua a non fermarsi. Questa settimana sono partite iniziative dedicate agli amici a quattro zampe con Miriam Carbonara e gli amanti del teatro con la compagnia Fatti d'Arte, che ha lanciato il progetto L'importanza di essere onesto. Durante questa quarantena per la pandemia del coronavirus, molti bitontini continuano ad ingegnarsi sui social per non fermare la cultura, con iniziative davvero particolari. C'è chi ha pensato al miglior amico dell'uomo, il cane. Miriam Carbonara, educatore e istruttore cinofilo presso il centro addestramento Rabble Dogs di Bitonto, durante il corso della settimana pubblica sul suo profilo Facebook dei video in cui propone ai suoi follower un modo creativo e qualitativamente migliore di spendere del tempo con il proprio cane. Volevo spiegarvi che in questo periodo dove i vostri cani purtroppo non hanno più quella libertà che potevamo dargli prima, magari potendo andare in aree di sgambamento, farli giocare con palline fuori di casa, eccetera, sul mio profilo ho pensato ad un'iniziativa con dei giochi di attivazione mentale per i vostri cani, di modo tale da poterli tenere occupati nelle ore in cui possono essere abbastanza carichi. È vero che possiamo utilizzare qualche osso per poterli scaricare, ma ovviamente non possono dormire tutto il giorno. Quindi sul mio profilo Facebook, se digitate Miriam Carbonara, potete trovare dei piccoli giochini da poter utilizzare in casa. Quindi sono fai da te e far divertire i vostri cani e soprattutto voi. Questa settimana è partita anche un'altra iniziativa teatrale lanciata da Fatti d'Arte. Si tratta dell'interpretazione a puntate, trasmesse sulle pagine social della compagnia teatrale Bitontina, dell'importanza di essere onesto.
nonché famosa opera di Oscar Wilde. Un riscontro positivo è stato già ottenuto dalla prima puntata dello scorso martedì. L'importanza di essere onesto è un progetto sperimentale della compagnia teatrale Fatti d'Arte. Abbiamo scelto il testo di Oscar Wilde, l'importanza appunto di essere onesto, da mettere in scena attraverso una piattaforma di videoconferenza. E se volete sapere il perché abbiamo scelto proprio Wilde, seguiteci. Il teatro a casa fatto da casa. Ci vediamo ogni martedì e ogni sabato. Pubblicheremo una puntata dello spettacolo su Facebook alla pagina Fatti d'Arte e su Instagram Fatti d'Arte Theater. A tal proposito vi diciamo anche che comunque ogni giovedì alle ore 18:30 noi andremo in diretta Facebook, quindi potete seguirci ogni giovedì e farci qualsiasi domanda voi vogliate. Mi raccomando, condividete, supportateci, seguiteci e riempiteci di like! Continua il percorso di Radio Doppio Zero alla ricerca dei nostri concittadini in giro per l'Italia. Questa volta ci spingiamo in Sicilia. Il collega Nicola Vacca poi ha raccolto la testimonianza di una infermiera in servizio in un ospedale Covid del Nord. Da una parte Nicola, bitontino, che vive e lavora in Sicilia. Dall'altra Pina, infermiera in un ospedale Covid a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, e combatte assieme ai pazienti con il virus quotidianamente. Prosegue così il nostro viaggio in Italia con le loro importanti testimonianze. Ciao, sono Nicola Mendolara e sono di Bitonto, ma da diversi anni vivo a Vizzini, in provincia di Catania. In questo momento storico, un nemico invisibile chiamato coronavirus ci ha cambiato la vita, le nostre abitudini, e tutto ciò mi sta tenendo lontano dagli amici e dai parenti, e questo non sono abituato. Però sto capendo il vero senso e il vero valore della famiglia, perché sono più tempo a casa con mia moglie e i miei figli. E questo bisogna fare, bisogna rimanere a casa, non uscire, solo per motivi validi. Purtroppo i miei genitori e i miei fratelli sono molto lontani, ma grazie ai social network li sento vicini. Voglio fare un saluto a tutti i miei concittadini di Bitonto e soprattutto ai miei genitori Giuseppe e Maddalena e i miei fratelli Vito e Antonio. Distanti ma uniti ce la possiamo fare. Rimaniamo a casa. Solo così possiamo uscire da questo tunnel. Ciao a tutti. Ciao, sono Pina, sono un'infermiera bitontina che mi sono trasferita nel 96 nella provincia di Reggio Emilia per lavoro. Sposato con un bitontino e lavoro all'ospedale di Montecchio. La situazione è davvero critica e rispecchia le notizie date dai vari telegiornali e, dove vengono sono coinvolti gli operatori sanitari, quindi medici e infermieri. Questo per il crescente numero di contagi che aumentano di giorno in giorno. Anche i nostri turni sono dei turni impegnativi, stressanti, ma che comunque lo facciamo, il nostro lavoro comunque viene svolto con impegno e professionalità. Io il messaggio che veramente vorrei lasciare è quello di restare a casa, perché sarebbe il modo più efficace per davvero contenere questa epidemia. Un saluto a tutti i bitontini, alla mia città, e mi auguro vivamente di poterci riabbracciare tutti nel più breve tempo possibile. Ciao! La collega Carmen Toscano invece fa il giro d'Europa portandoci la testimonianza di Michelangelo dall'Olanda e di Luca in Spagna per un abbraccio virtuale alla loro famiglia. Un abbraccio virtuale arriva anche dai bitontini che sono all'estero e sono lontani dalla loro città, ma soprattutto dalla loro famiglia. Pertanto, dar loro voce è un modo per accorciare le distanze, trasmettere un messaggio di speranza e di affetto in un momento storico delicato come questo per la pandemia del coronavirus.
Radio Doppio Zero continua il suo percorso in giro per l'Europa con Michelangelo Lamura che vive in Olanda. Ciao, mi chiamo Michelangelo e vivo a Rotterdam da circa 3 mesi. Per quanto io possa informarmi o tenermi informato tramite i miei familiari o i miei amici sulla situazione in Italia, non vivendola in prima persona non riesco a mettermi nei loro panni. Questo perché nei Paesi Bassi la situazione è diversa. Il primo ministro è rimasto l'unico sostenitore dell'indennità di gregge. Quindi sì, scuole, ristoranti, pub, palestre chiuse, ma non è stata adottata nessun tipo di misura di quarantena. Negli ultimi giorni, tuttavia, parecchi olandesi si sono barricati in casa. Per quello che vedo, la stanno vivendo molto serenamente. E mentre in Olanda le misure non sono così restrittive, diversa è la situazione che stanno vivendo gli spagnoli e il nostro amico Luca Lavacca in Erasmus a Valencia. Ci ha raccontato di quanto, a differenza anche dell'Italia, i limiti sono maggiori, perché ad esempio agli amanti dello sport è stato proibito di continuare a coltivare la loro passione all'aperto. Non mancano le difficoltà per gli studenti Erasmus in Spagna. La Farnesina ha fatto pressione all'Italia affinché ci fossero dei voli per far ritorno all'estero. Tre le possibilità: un traghetto della Grimaldi da Barcellona a Civitavecchia, due voli all'Italia per Roma Ciampino da Madrid o Malaga. Ma Luca ha deciso di rimandare il suo ritorno a Bitonto. Ciao, sono Luca e vivo a Valencia da 1 mese e mezzo. Sono uno studente Erasmus. La cosa brutta fondamentalmente che mi è capitata, è che è giusto condividere. Praticamente ho ricevuto una mail, da quello che sembrava essere il mio ufficio Erasmus ufficiale, io studio a Roma, la Sapienza. In questa mail, questo ente ufficiale mi consigliava di tornare in Italia, ma è una mail che è stata ricevuta da tutti gli Erasmus italiani. A Valencia, ma soprattutto in Spagna. Fondamentalmente bisogna stare attenti anche in questi casi. Spero di tornare presto, spero di abbracciare presto la mia Bitonto e spero di abbracciare presto la mia famiglia e i miei affetti. Un bacio dalla Spagna. E anche il Davi Tonto racconta l'emergenza Covid-19 nel nuovo numero, ora in edicola speciale, dedicato al coronavirus in città tra quarantene e speranza. Il coronavirus è purtroppo realtà anche a Bitonto, il nemico invisibile che ha sconvolto Cina e Nord Italia è diventato quanto mai vicino, rivoluzionando le nostre vite. Dall'11 marzo la nostra città e le sue frazioni sono deserte e tutti sono costretti a restare in casa e a combattere il Covid-19 che ha già colpito alcuni concittadini. Nello speciale del nuovo numero del Da Bitonto, ora in edicola, abbiamo cercato di raccontarvi l'emergenza sotto ogni punto di vista. In prima pagina l'appello del sindaco a rimanere a casa, ma anche l'invito di Don Gianni Giusto a far di questo male un luogo di redenzione, oltre che una riflessione della professoressa Maria Antonietta Elia. Nella sezione cronaca, invece, con l'ex dirigente Luigi Liguori, si ripercorre la storia del nostro commissariato e in particolare del 1991, anno in cui nell'allora sede fu piazzata una bomba. Spazio poi al ricordo di Pietro Cariello, il 41enne bitontino deceduto dopo un incidente con il suo trattore. Antonio De Caro intanto conferma la sua stima per il nostro primo cittadino. A Michele Baticco è stata infatti assegnata la delega alla pianificazione strategica e territoriale della città metropolitana, un incarico che influenzerà la politica locale, ora impegnata a fronteggiare le conseguenze del coronavirus. Da Palazzo Gentile si pensa infatti a rinviare le scadenze tari per poter aiutare cittadini e imprese. Formalizzata inoltre la messa in liquidazione dell'SV, che curerà il commercialista Angelo Mancazzo. E proprio le sorti della nostra municipalizzata sono state al centro della disamina dei tre tenori dell'opposizione, molto critici nei confronti dell'amministrazione. Per l'emergenza Covid-19 slitta il referendum sul taglio dei parlamentari, per cui ha fatto già sentire le sue ragioni il comitato del no. Il territorio, diventato un cantiere aperto per i lavori per l'installazione della fibra, pensa al futuro. Il vice sindaco Rosa Calò ci racconta infatti i progetti relativi alla PEA, al piano urbano della mobilità sostenibile e al piano urbanistico generale. Tempo di intitolazione, invece, nella cittadella del Bambino. Gli spazi esterni di Villa Silos, dove sono state posizionate le sculture del suo simposio, sono stati infatti dedicati a Franco Sanicandro. Apposta una targa anche in memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso dalla camorra. Novità poi sul servizio civile universale. La nostra città è stata accreditata con ben 36 enti. Nelle pagine di cultura si ricorda la storia di Lorenzo Frascella, il bitontino reduce dal fronte russo della Seconda Guerra Mondiale. Spazio anche alla musica con i brani della bitontina Mitra e del palese Matteo Palermo, che si è affidato alla professionalità di alcuni nostri concittadini per la realizzazione del videoclip.
Per riscoprire il piacere della lettura, invece, due consigli letterari: la raccolta di poesie Profumi di vita vissuta di Angela Maggio e il libro di Michele Giorgio dedicato a Gaetano Vacca, medico scrittore. Nelle frazioni, la scuola fa i conti con l'emergenza coronavirus e accetta la sfida della didattica a distanza. Il Covid-19 frena anche lo sport, che approfitta di questo stop per tirare le somme di quest'annata e immaginare gli scenari futuri. Il mondo dello sport si interroga sul futuro post-emergenza Covid-19, tra chi vuole terminare anticipatamente i campionati e chi spinge per tornare a giocare anche in estate. Ecco il parere delle squadre bitontine di calcio e futsal. Mentre rugby e pallacanestro hanno deciso di porre fine anticipatamente alla stagione, i campionati di calcio e futsal restano in attesa di capire se e quando riprenderanno, una volta messa alle spalle l'emergenza Covid-19. Negli ambienti sportivi, infatti, ora tiene banco il futuro della stagione agonistica in corso. Il Bitonto ed il Futsal Bitonto sono decisamente interessati a quel che sarà dei rispettivi campionati, visto che entrambe hanno un primo posto da conservare fino al termine della stagione. Negli ultimi giorni non sono mancate polemiche circa proposte più o meno realizzabili da alcune contendenti al trono di capolista del girone H di Serie D, il Bitonto di mister Roberto Taurino. Da Foggia, principale antagonista, si preme per la ripresa del campionato anche nel bel mezzo dell'estate, pure ad agosto, mentre c'è anche chi ha proposto di chiudere qui la stagione e di promuovere in Serie C direttamente le prime due classificate. Troppe parole che non sono state apprezzate da mister Taurino, che nel sottolineare quando oggi contino di più la salute e la vita degli italiani, ha stigmatizzato chi continua a parlare di calcio lanciando proposte che mirano a curare il proprio orticello, dimenticando la dimensione della tragedia in corso nel nostro paese. Improponibile infatti sembra ad oggi promuovere le prime due di ogni girone, ovvero 18 squadre che dovrebbero andare a rimpiazzare altrettante eventuali retrocessioni dalla C o stravolgere completamente i campionati. Come non di semplice realizzazione l'ipotesi di riprendere il campionato in piena estate, in quanto andrebbe a pregiudicare pure la prossima stagione. Oltre alla paura dei tesserati di scendere in campo se non si ha l'assoluta certezza che il virus sia stato definitivamente sconfitto. E a dar sostanza a questa ipotesi c'è anche il direttore sportivo del Taranto, il bitontino Vincenzo De Santis, il quale si oppone alla ripresa delle ostilità che andrebbero inevitabilmente a falsare il campionato, sottolineando dunque la necessità di concludere qui la stagione riconoscendo lo status di vincitrice a seconda dell'attuale classifica. Ipotesi questa rilanciata anche da un portale internet tutto Serie D, vicino agli ambienti della Lega Nazionale Dilettanti e di Sport Italia, emittente televisive molto attenta alle dinamiche e alle vicende della quarta serie. Il mistero si infittisce perché nell'articolo, prima pubblicato ed eliminato poco dopo, si conferma l'idea di chiudere in anticipo la stagione, vista l'impossibilità di individuare una data certa e sicura per tutti di ripresa delle attività. E di promuovere dunque in Serie C le prime classificate dei nuovi gironi al momento della sospensione, con appunto il Bitonto tra queste. Discorso simile ma leggermente diverso per il calcio a 5. Qui a decidere saranno quasi sicuramente i singoli comitati regionali che riceveranno le direttive della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Ed anche in questo caso c'è il Futsal Bitonto che osserva con attenzione, col direttore Vito Cozzella che evidenzia l'impossibilità di tornare a giocare in tempi brevi in condizioni di sicurezza ed equilibrio tra le squadre impegnate, e reputa ingiusta l'ipotesi di un eventuale annullamento della stagione perché andrebbe a vanificare tutto il lavoro svolto finora da chi ha dominato il torneo. Insomma, dinanzi ai numeri drammatici che angosciano le nostre giornate, la speranza è che il buon senso nello sport prevalga e si pensi per davvero alla salute e al bene dei protagonisti in campo e fuori. Diciamo la verità, in un mondo in cui lo sport è una macchina talmente ben messa in moto che gli appuntamenti al fine settimana erano una compagnia fondamentale, vedercene improvvisamente sprovvisti ci fa ripiombare indietro di almeno 10 anni, soprattutto se il coronavirus ha interrotto una stagione nel momento più bello. Prendiamo il futsal femminile, per esempio, dove c'è una squadra, la Polisportiva Bitonto, quella del presidente Silvano Intini, che ci stava facendo sognare in grandissimo quel traguardo chiamato A2. E così, quando mancavano 6 partite alla bandiera a scacchi, le Lioncelle vantavano 60 punti in cascina, 6 in meno delle battistrada New Cup San Michele, che però ha una partita in più,
e 3 in più dell'Altamura, terza in classifica. Tutto frutto di un cammino pressoché perfetto da settembre a dicembre e purtroppo con qualche scricchiolio di troppo da gennaio fino a marzo. Adesso però la domanda da porsi è se e quando si riprenderà. Abbiamo fatto un cammino importante, spiega comunque il direttore sportivo nero-verde Matteo Caracciolo, perché la società ha lavorato bene su tutti i fronti. Il DS ammette però che è mancata un po' di inesperienza nell'effettuare alcune scelte, ma per il futuro però le idee sono abbastanza chiare, perché, ci dice, la società ha voglia di crescere e di fare bene. La nostra ultima notizia è una poesia in tema di coronavirus scritta dal giovane Daniele Somma. 42. Va ricordato, o capitan, quando siamo tutti vivin e ballan, attaccato come il sardin, quando la porta di caos non ne avevo convin. La corona veio essere una birra e diventata una guerra, e mo', come a Cristo in mezzo deserto, va vita stiamo in casa vostra per non aumentare l'allerta. Marzo, aprile e forse maggio, quando mo' a vita soia il coraggio. De squeu am frniut, revoi non so più agniut. Dare cinese aveva cominciato stu caso, mo' pur l'aur ne sto nadana a meon fin galavain. Perciò da tutta l'Europa, il continente nostro, il virus si è posto. Sto in aperto scritto supermercati e farmacei. Vabbù, e rispettevole, ad osperam den andrasoi. La polizia ta ferma mezza la voi, da scena scritto per la spaisa di mezza doi. La tenuta la mascherina. Zimaro wand, stai la mucchina. Ma stai a parlare che mai? Stata un metro, ci sono so uegli. Da essa ha fortenuto più rascì la feo la spais, sembra che non stai tutto paese. Traia la volta se treus, e chi da faur, aspettano e poi di furia la caos. Ma sta caos senza soi, ma ho capito capitito in broi. Sapete leggi hashtag io resto a casa, ma non venne a caccio pur chi la nasa. Non si capisce quando non treus ti doi, poi ti spurna bisciòi. Manzeima, Gran, Manun, Conte e Purupeup, simili Itali, alzam la keup. Restate a casa, ragazzi. E noi vi auguriamo un buon fine settimana e vi invitiamo nuovamente a rimanere a casa. Noi proveremo con mezzi più artigianali, come state vedendo anche questa settimana siamo stati a casa per fare il telegiornale e continueremo a tenervi compagnia, un momento di sacrificio che può salvare la nostra vita e quella degli altri. Per augurarvi una buona serata vi lasciamo con la rubrica Chez Annette, a cura di Anna Veriello che ha preparato un calzone fatto in casa, un buon suggerimento per passare tutti insieme la domenica. Buona serata! Buonasera, stasera prepareremo un bel calzone con rape, salsiccia sminuzzata e saltata in padella, patate a tocchetti saltate in padella con un po' di paprika, pan grattato che ci servirà per togliere l'umidità delle rape svolentate, mozzarella tagliata a dadini, 100 g di olio, mezzo bicchiere di spumante, qui abbiamo la mia aiutante Amélie, e acqua quanto basta per avere una palla che poi andremo a stendere. In una ciotola mettiamo 400 g di farina, un pizzico di sale, anzi due, mettiamo due pizzichi di sale, aggiungiamo il mezzo bicchiere di vino bianco e l'olio. Questa è la classica massa del calzone, la massa fraul, ovvero la massa frolla. Quindi iniziamo ad amalgamare il tutto per renderci conto di quanta acqua ci occorrerà. Si è amalgamato già un bel po'. Quindi che facciamo? Nello stesso contenitore dove abbiamo messo l'olio
mettiamo un po' d'acqua e ne aggiungiamo un po' per volta. Mettiamo sulla spianatoia e abbiamo questo panetto. Questo panetto ora lo copriamo con un po' di pellicola e lo lasciamo riposare giusto un 10 minuti e poi vi farò vedere come stenderlo. Scopriamo il panetto, mettiamo da parte la pellicola, ci tagliamo una parte più grande e servirà per rivestire la nostra tortiera. Con la farina spolverizziamo un po' il piano di cottura. Schiacciamo dapprima con le mani, sempre dal centro verso il bordo, dandogli una forma tondeggiante, visto che la nostra teglia è tonda. Quindi, col nostro mattarello andiamo e delicatamente schiacciamo. Cambiamo più volte il verso. Ok, la rotoliamo sul mattarello, prendiamo la nostra teglia, sempre la bellissima teglia da crostata che è versatile, si può fare focaccia, dolce, rustico, tutto si può fare. Facciamo aderire bene i bordi e poi iniziamo con i nostri ingredienti. Per prima cosa mettiamo sul fondo del pan grattato. Questo farà sì che nel momento in cui andiamo a mettere le rape, l'umidità delle rape non ammorbidisca la base di questo bel calzone. Abbiamo in pratica sbollentato 500 g di rape. Per 500 g intendo il prodotto già pulito, quindi pronto. Quindi iniziamo a distribuire le rape. Aiuto un po' con la forchetta e un po' con le mani, perché come ben sapete in cucina le mani sono essenziali. Prendiamo le nostre patate, distribuiamo anche un po' le patate così a caso, distribuiamo bene, poi procediamo con la nostra salsiccia. Salsiccia di vitello, salsiccia di pollo, salsiccia di maiale, tutto dipende sempre dai vostri gusti. Ed infine la mozzarella. Quindi ora ci stendiamo il resto del composto e chiudiamo a coperchio. Ok, abbiamo steso il restante impasto, mettiamo sul mattarello, ci riprendiamo il nostro bel calzone e stendiamo su il coperchio. Facciamo aderire bene i bordi, togliamo la parte in eccesso, basta appoggiare sul bordo della tortiera e togliamo l'eccesso. Piano piano iniziamo a accavallare i due impasti, dandogli tipo la forma di un cordone, quindi ci aiutiamo con le dita, spingiamo e mettiamo su, prendiamo, solleviamo e schiacciamo, solleviamo e schiacciamo e avremo la forma di un cordoncino. Punzecchiamo, buchiamo la pasta, il coperchio, in modo tale che tutta l'umidità che avremo durante la cottura viene fuori. Aggiungiamo ancora un po' d'olio e accarezziamo delicatamente il nostro impasto. Ora non ci resta che mandarlo in forno. Io ho acceso il forno a 250 gradi.
Nel momento in cui lo apro, la temperatura già di per sé si abbassa. Quindi che facciamo? Apriamo il forno, lo mettiamo ad altezza media e abbassiamo a 200 gradi, su per giù per un quarto d'ora. Allora, abbiamo allungato i tempi di cottura da un quarto d'ora a 20 minuti. Abbiamo fatto prima di 15 minuti di forno statico e poi 5 minuti di ventilato. Questo è il risultato finale. Ora lo mettiamo sulla griglia. Vedete, già è bello croccante. Non so se sentite il rumore fragrante. Profumo meraviglioso. Sentite? Buon appetito! Chez Annette! Se vogliamo davvero ringraziare i nostri eroi, quelli che rischiano la loro vita perché la nostra non si fermi, che corrono contro il tempo e spesso riescono anche a vincere, c'è solo una cosa che dobbiamo fare: restare a casa. Informarsi sul coronavirus è importante. La Regione Puglia ha attivato un numero verde gratuito e un sito internet dedicato. Su regione.puglia.it/coronavirus ci sono notizie, aggiornamenti, numeri utili, comportamenti da seguire. Se sei transitato dalle zone focolaio, sul sito troverai il modulo di autosegnalazione da compilare e inviare agli indirizzi indicati. Chiamando l'800-713931 potrai chiedere quali sono i sintomi, come comportarsi, a chi rivolgersi. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22. Semplici operazioni, ma fondamentali per noi, le nostre famiglie, gli amici, i colleghi di lavoro. Informarsi e sapere cosa fare è un vantaggio per tutti. Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.